Presidente Tesserin, buonasera. Buona serata. Presidente, una cosa, domani, se non sbagliamo, c'è un incontro con l'assessore regionale Conte per il problema dello spiaggiato, giusto? Sì, domani abbiamo una riunione del Consiglio regionale, 10:30, con il signor Conte, con il sindaco, sarò presente anch'io, il collega Tio Soluccio, e parliamo per i problemi, chiamiamoli, dell'arenile, sia per la pulizia dell'arenile, quindi quello che noi chiamiamo lo spiaggiato, sia per il rifacimento. Ovviamente il Comune si presenta in Regione lamentando la esiguità di fondi messi a disposizione per la pulizia e per richiedere importanti interventi per la capacità di mantenere in sicurezza il nostro arenile. Sono due argomenti importanti, il primo molto più difficile perché tutti i comuni che sono lungo l'Adriatico della realtà regionale ritengono di avere diritto a questa sorta di indennizzo per i detriti che trovano sulla spiaggia. Noi siamo in grado di documentare che la spiaggia nostra è quella che riceve maggiori detriti perché siamo limitrofi dalle fonti dell'Adige e del Brenta, e però immediatamente abbiamo quelli di Rosolina che dicono che loro hanno addirittura quelli del Po, lo stesso quelli di Albarella, lo stesso quelli di Bibione che dicono che hanno il tagliamento, quindi il discorso sempre difficilmente confutabile. La drammaticità è che le risorse ce ne sono poche e anche se le dovessimo aumentare del doppio, del triplo o del quadruplo sarebbero sicuramente sempre inadeguati a quanto spendiamo per tenere pulito l'arenile. Altra partita è invece quella che riguarda la tutela della spiaggia dall'erosione, dove io conto che così come è venuto in passato riusciamo ad avere delle risorse che servano a darci questa prosecuzione di tranquillità, sapendo che c'è un mega progetto da portare avanti che è inserito sul completamento della gestione a mare dell'Adige e che ci metterebbe in totale sicurezza, sapendo che le diverse condizioni del percorso del corrente in Adriatico, così come si è modificato per le opere nuove, crea delle condizioni di erosione da qualche parte e di ripascimento dall'altra. È un argomento che abbiamo alla nostra attenzione e io spero che domani l'incontro ci dia qualche risultato positivo. Allora, abbiamo ben presente in particolare tutta la situazione drammatica della pesca, io spero che qualche segnale forte a Roma e a Bruxelles si riesca a poterlo dare. Allora domani le faremo una chiamata per avere maggiori informazioni, va bene? Ci sono a disposizione con gioia. Grazie. Buona Presidente. E auguri che tutti questi problemi possano avviarsi almeno a parziale soluzione. Grazie Presidente.